Oggi pad motivazionale. Andiamo. Ciao Enrico Parolin. Oggi è il 4 di maggio del 2020, primo giorno che ci liberano da queste prigioni che ci hanno tenuto in casa per questi 2 mesi e più. Ho deciso appunto oggi di fare un video che parli di PAD, del fatto che in questi 2 mesi di tempo chiunque di noi, ognuno di professionisti e non professionisti che suona la batteria, ha deciso di rimanere a casa e studiare questo fantastico strumento che è il PAD. Ho dei consigli da dare, o meglio, dico quello che io ho fatto nei 2 mesi trascorsi appunto davanti a questo strumento. Ahimè, avevo dimenticato quanto bello fosse studiare con questa bella roba qua. Ti parlerò di libri, darò degli esercizi, qua 1, 2, 3, qua non so, adesso vediamo, esercizi per quanto riguarda la sestina, quindi il paradiddle dido e il paradiddle, robetta è robetta. Andiamo subito al dunque. Allora, io ho voluto studiare, o meglio, tornare a studiare su questi 2 libri molto molto interessanti. Sono pietre miliari della storia del batterismo, che okay? Il Master Study non c'è niente di nuovo, è lo stick control. Ci ho studiato, sono tornato a studiare, sono belli, ecco, sono molto belli e sono molto, in realtà, più che belli, sono proprio servono tanto. Prima di passare al prossimo libro, consigli molto spassionati: studia con il metronomo. Non studiare senza metronomo, è sbagliato, no, no, devi assolutamente studiare metronomo, da lento a veloce, a ottavi, a sedicesimi, a quarti, come ti trovi, ma studia a metronomo che è importantissimo. Usa un paio di bacchette un po' più pesanti di quelle che useresti poi per il set, per il semplice motivo che ti sviluppano, ti danno la possibilità di sviluppare il movimento del polso, che tu suoni match o che tu suoni traditional, ma ti danno comunque questa possibilità. Trovati un posto sereno, tranquillo, dove poter studiare. Non ti metti a studiare sul sottoscala perché non hai posto. Piuttosto vai in giardino, non hai giardino, vai in soffitta, non c'è la soffitta, vai in cantina, vai in garage, però trovati, ricavati del tempo per te per studiare. Non disturbi nessuno, quindi è una figata questa cosa. Lui è un autore, ha fatto diversi DVD, è un batterista mostruoso, mi piace tantissimo. Ha fatto questo libro, fammi vedere quando, nel 2000 e non si sa. Ecco, nel 2016, 4 anni fa, Pathways of Motion, Hand Techniques for the Drum Set Using 4 Versions of Match Grip. Parla delle quattro posizioni, dei quattro grip che secondo lui sono importanti. Passa dalla German, quindi dalla posizione col dorso verso l'alto, fino ad arrivare a parla anche della Tony Williams Match, quindi praticamente il movimento dell'apertura e chiusura della chiave, quindi del movimento completo. Parla del finger control. Lui ti porta attraverso questo viaggio che è molto bello, insomma, lo consiglio. La Amazon non mi paga per questa cosa, però siccome è proprio figo, ti aggiungo all'interno a un DVD per andare a vedere quello che lui poi fa vedere all'interno, fa sentire all'interno, appunto, ci sono esercizi, ci sono soli, proprio è bello, è molto bello. Poi è carino, c'ha una specie di peluria all'esterno, è molto, molto bello, insomma, te lo consiglio. Detto ciò, ti rubo poco tempo per fare un piccolo esercizietto. Paradiddle diddle, quindi destra-sinistra, destra-sinistra. 1, 2, 3, 4. Nel 4 parte la stessa frase, ma in sestina. Quindi funziona 1, 2, 3, 4, 1. Andiamo a vederlo con il metronomo. Andiamo di sinistra. 1, 2, 3, 4. Una cosa che ho cercato di fare è capire come spostare, diciamo, da destra a sinistra, quindi fare un semplice esercizio da solo, insomma, tutto uno. Ho pensato di utilizzare il doppio paradiddle, quindi destro, sinistro, destro, destro, e poi passa di sinistra, quando fai sinistra, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, sinistro, in questa maniera qua.
bene, sempre romperti le scatole pochissimo, proviamo ad utilizzare il primo e l'ultimo accento. Destro, sinistro, sinistro, destro, destro, sinistro, rulla 6. 2, 3, 4. Di sinistra. A questo punto ho detto, come fare a passare, non utilizzando la stessa frase, insomma, passata a destra e a sinistra? Vado a fare destro-sinistro, destro-sinistro-sinistro, destro. Cioè, anticipo i due colpi di un, diciamo, un colpo di sestina. Bene, questi semplici esercizi io li faccio a sestina, poi li faccio a 32esimi, tipo a 32esimi vado a decelerare praticamente la parte dell'ultimo colpo in questa maniera qua. 1, 2, 3, 4. Passaggio. Punto, non mi resta che ringraziarti, augurarti una buona giornata, metti un bel like, clicca sulla campanellina, insomma, così rimani aggiornato sulle mie cose, Facebook, Instagram, lezioni Skype, stanno andando molto bene Skype e anche Zoom, insomma, più di qualcuno interessato, se sei interessato sono qua a tua completa disposizione. Non c'è, ho messo in quarantena il sito internet, quindi non ci sarà il sito internet prossimamente, ci sarà il PDF però da scaricare, insomma, qualcosina, questa cosa, proprio streaming zitta, però insomma ci ho messo un po' e niente, alla prossima, da Enrico è tutto, ciao, stai bene.